Nicola Panico battibecca con Alessandro Cannataro, corteggiatore di Sara Affifella. Da poco alla corte della tronista di Uomini e Donne, il giovane calciatore stuzzica lo storico ex di Sara, che con lei fece Temptation Island. Ne consegue un diverbio, che tocca a vette di trash. A Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore per Sara Affifella, la tronista lanciata nel mondo televisivo la scorsa estate con Temptation Island. Lui è Alessandro Cannataro, personaggio destinato a far discutere non poco e non solo perché si è già reso protagonista di un diverbio in puntata con Lorenzo Riccardi, anche lui alla corte della bella Sara. Non contento, il Cannataro ha infatti pensato bene di istigare l'ex fidanzato storico della Affifella, quel Nicola Panico con cui lei andò a Temptation, e che ha lasciato poco prima di approdare a Wed. Il battibecco social, manco a dirlo, è una delle perle trash della settimana. La lite social tra Panico e Cannataro. Tutto è iniziato con un post provocatorio di Alessandro su Instagram, che ha solleticato con malizia il calciatore, ma assomiglio davvero a Nicola Panico? La frase ha scatenato un botta e risposta a colpi di frecciatine sulla differenza anagrafica. Nicola, sei più bello. Cannataro, togliti il mio poster dalla stanzetta però. Alessandro, appena scendi per il trono o ve lo cambio il poster. Nicola. Così ti lascio il biberone in camerino prima di fare la puntata. Alessandro, sta risposta vale quanto la figura che hai fatto questa estate. Nicola, perché guardavi la TV dopo le 22:30? Pensavo non potessi. Alessandro, le figure di merda le facevi anche prima delle 22:30? Nicola voleva corteggiare Sara. Nicola sembra insomma sdrammatizzare con il sarcasmo il possibile confronto con il più giovane Alessandro. Va però detto che Panico non sembra aver ancora dimenticato Sara Affifella. L'ex della tronista ha infatti dichiarato recentemente di aver chiesto più volte di poterla corteggiare a Uomini e Donne. Nonostante questo, non è stato chiamato dalla redazione del programma, probabilmente per l'opposizione di Sara. All'indomani dell'annuncio che quest'ultima sarebbe diventata tronista, Nicola aveva espresso il suo dolore ai microfoni di Fanpage It. Chi è Alessandro Cannataro? A osservare la somiglianza tra Nicola e Alessandro è stata, del resto, anche la stessa Maria De Filippi. Non bastasse, anche Cannataro è un calciatore professionista, proprio come Panico, che attualmente milita nel Venafro. Classe 95, il giovane proviene da Mariano Comense, provincia di Como, ed è un centrocampista del Sondrio. Ha inoltre fatto parte della nazionale italiana Under 19 e ha giocato 9 anni nelle giovanili dell'Inter.